C'è una pagina di un PDF di un libro che trovate sul Discord di Circolo d'Arti. Discord è nella parte consigli in diretta. Nella parte consigli in diretta trovate il link a questo libro, che è un libro molto interessante per chi vuole imparare a disegnare e dipingere. Ti dà una dimensione che normalmente chiunque comincia sottovaluta enormemente. La dimensione che ti viene data è quella della composizione. La composizione è una cosa fondamentale perché secondo me, il 50-60% della qualità di un'illustrazione, di un'opera d'arte in generale, di un disegno, ovvero è la capacità di mettere in pagina, diciamo, un'immagine in maniera che risulti coinvolgente per chi guarda. Allora, per esempio, qui adesso io ho questo disegno che sto facendo, che è uno studio, per cui non mi sono preoccupato praticamente per nulla della composizione. Ho messo l'immagine con una certa grandezza, di una certa grandezza, al centro della pagina, ok? Al centro dell'inquadratura. Facendo questo, però, istintivamente oramai, ho mantenuto un certo equilibrio fra il vuoto e il pieno. Non solo, ma se mi avete mai visto disegnare, spero che abbiate notato il fatto che io do molta attenzione anche al contesto, allo spazio esterno. Addirittura modificando lo spazio esterno, modifico l'interno, ok? Perché c'è una relazione strettissima fra il vuoto e il pieno, fra i colori dell'esterno e i colori dell'interno, fra i valori di chiaroscuro dell'esterno e i valori di chiaroscuro dell'interno, tanto che se io aumento, faccio più scuro questo, questi rapporti di chiaroscuro diventano maggiormente contrastati. Dicevo, se uno guarda i grandi quadri dei grandi artisti, quelli che sono rimasti nella storia, vedrà che sono organizzati, il racconto visivo è organizzato secondo un filologico. In qualche maniera stavamo parlando della composizione, che è appunto questa maniera di organizzare le immagini sia fisse che in movimento, ma anche i nostri campi visivi con un sistema. Io quando introduco questo argomento con i miei allievi nei corsi che faccio, faccio questo esempio. Facciamo finta che abbiamo una parete e ci dobbiamo mettere un quadro o un poster. La parete ha una certa dimensione, il poster ha un'altra certa dimensione. La parete ha un certo colore, il poster ha i colori suoi, eccetera. Se ci sono tre persone nella stanza e hanno tutti voci in capitolo su quel poster, comincia un dibattito perché uno lo vuole in una certa posizione, uno lo vuole in una posizione completamente diversa, un altro lo vuole al centro, uno a destra, uno a sinistra in alto, sinistra in basso. Non finisce più. Poi chiaramente il padrone, quello che abita la stanza, dice: no, la stanza è mia, lo mettiamo lì e dà un'indicazione. Allora, intanto, prima di tutto, nessuna delle tre persone, se c'erano tre persone, aveva torto, perché ognuno sentiva giusta una certa posizione rispetto a un'altra. E tutte queste persone avevano ragione, ognuno per sé. Deciso chi comanda, il quadro si mette in una certa posizione. A quel punto si comincia a dire: va bene qui, e quello no, un po' più su, no, è troppo su, un po' più giù, un po' più a destra, un po' a sinistra, zac, quello è il punto, non muovere più niente, basta, tutto a posto. C'è un punto esatto, che però non è rappresentabile da una formula. Non ci sono formule matematiche per dire qual è il punto giusto. Date certe dimensioni di una certa parete e certe altre, non c'è una formula, eppure è esatto, perché un millimetro più su, un millimetro più giù, a destra o a sinistra, per chi decide, fa la differenza.
Allora, che succede? Quindi, questa è la situazione. Ci abbiamo qualcosa che è assolutamente personale, cioè ciascuno comporrebbe questa parete con poster a modo suo, eppure quando siamo al dunque, quando uno sta decidendo, un millimetro più su o un millimetro più giù fa la differenza. E come si misura questa differenza che è così esatta? Si misura non con la ragione, ma di pancia, con le emozioni. Cioè, finché il poster non è nel punto giusto sulla parete per la persona che decide dove deve andare, lui sta male, gli dà fastidio, ok? Tanto che questa cosa quindi ha a che vedere molto con le emozioni. Facciamo finta di avere tre quadri uguali e poi facciamo finta che siano tre pareti o tre zone di parete di un ristorante che si chiama Il Cipresso. Allora, il mio tema come pittore è fare tre quadri come protagonista Il Cipresso, però esprimendo tre emozioni completamente diverse. Allora, facciamo così. Il primo quadro faccio questa cosa qui. Orizzonte. Ok? E lo intitolo Nostalgia. Il secondo metto l'orizzonte qui e il cipresso lo metto qua. E questo lo posso intitolare, magari ci metto pure questo. Mattino di sole, mattino assolato, che è più poetico. Il terzo lo piazzo qui. Sì, mettiamoci pure il chiaroscuro. E questo invece lo chiamo ossessione. Praticamente che ho fatto? Ho solo cambiato dimensione e posizione del mio protagonista e con lo stesso elemento ho creato tre significati emotivi diversi. Potrei andare avanti all'infinito, tanto che in una qualsiasi scuola di grafica o di comunicazione per immagini, fanno fare un esercizio semplicissimo, ti danno un cerchio e ti danno una cornice, poi con quel cerchio ti dicono esprimimi almeno 10 emozioni diverse. È una cosa un po' simile a quella che fanno nelle scuole per attori quando gli dicono dimmi ti amo in 50 con 50 emozioni completamente diverse. Quindi ti amo, ti amo, ah ti amo, come ti amo, ti amo. Cioè, quindi cambiando il contesto, in quel caso l'emissione della voce, in questo caso dimensioni e posizione, io sto cambiando le emozioni. Perché qui lo chiamo nostalgia e c'è un senso di tristezza? Perché il cipresso sta messo sulla destra e quindi lo sguardo è bloccato. Perché qui invece posso parlare di qualcosa di ottimistico in qualche maniera, mattino di sole? Perché il soggetto sta sulla sinistra e sulla destra c'è un campo aperto e percettivamente mi dà un senso di respiro, mentre qui mi blocca, qui mi fa partire, ok? Qui non ho scampo perché lo spazio negativo si chiama, lo spazio fra il soggetto e la sua inquadratura è sbilanciato, è troppo poco. Ok?
In questa maniera dovremmo cominciare a fare dei ragionamenti, delle riflessioni, perché qualsiasi maestro della comunicazione per immagini, che sia un regista, che sia un fotografo, che sia un pittore, che è, come dire, la categoria che ha insegnato a tutti gli altri che sono venuti tutti dopo, no? Questa cosa, chiunque è maestro in questo tipo di arti visive padroneggia proprio questa cosa qui. Pensate solo ai film, come sono presentati. Pensate solo al fatto che in Alien, nel primo film di Alien, il mostro non si vede praticamente mai ed è proprio per quello che fa così paura, no? Quindi non, è fu sempre fuori inquadratura. Ne vedi sempre un particolare, un'ombra. Un po' come, parallelo blasfemo, un po' come l'ombra della bambina in una delle piazze d'Italia di De Chirico, non so se avete presente. C'è questa piazza, questa atmosfera ferma e si vede solo l'ombra della bambina. La bambina non si vede, che corre via. E quello dà questo senso di tensione, no? Drammatica, crea una tensione drammatica. Quindi De Chirico, quando hanno fatto Alien, hanno copiato, non solo hanno usato le immagini, non hanno solo usato le immagini di, oddio, come si chiama quel disegnatore terribile, Alien come dire, l'astronave degli alieni. È disegnato da, vabbè, adesso non mi viene in mente il nome, ma voi ve lo ricorderete sicuramente, se no fra poco mi arriva. Alien non solo ha ripreso da Giger, perché poi è tedesco, quindi il film Alien è debitore anche della pittura, ok? Allora, questa storia è molto, molto aleatoria, no? In qualche maniera molti pittori, molti artisti lo risolvono in maniera istintiva. Ci siamo? Per cui sentono che c'è, tanto che c'è un bellissimo libro sulla composizione del paesaggio che io e Baiocco stiamo, e Lucia, e quindi Lux Vall, stiamo traducendo, di Payne, che non ha niente a che vedere col colore grigio Payne, ma è un pittore, un paesaggista americano molto bravo, molto interessante. E lui che ha fatto? Si è studiato i quadri dei maestri, perché quella è una cosa da fare, ed ha notato che ciascun pittore ha certe composizioni preferite. Che ne so, adesso non ricordo quali, però io posso indicarvi il tipo di composizione, quindi paesaggio nel quale ci mettiamo un albero qui, questo, e poi qua sotto c'è un altro elemento di attenzione che magari è distante. Facciamo che sia una persona che sta qui così, no? Quest'albero sta più avanti, bello forte. Questo tipo di cose, e li ha catalogati, questo tipo di inquadratura. Così o il contrario, quindi elemento grosso qui ed elemento piccolino qui, si chiama astadera. Ok? Sapete cos'è l'astadera? Avete presente le bilance, quelle del mercato, dei fruttaioli al mercato, no? Che facevano scorrere, le bilance, quelle fatte così, che ci avevano qui
il piatto, no? Qui c'avevano il piatto così, e poi qui c'era un gancio, e poi da questa parte invece c'era un peso che scorreva a destra o a sinistra. Per trovare, a seconda di dove era posizionato, ti dava il peso del prodotto che era sul piatto. Ok? Questa bilancia si chiama statera. E quindi anche qui c'è un bilanciamento fra il piatto e il contrappeso. Piatto e contrappeso che la posizione del contrappeso, come nelle statere, non è indifferente, è fondamentale, perché se io metto questo contrappeso in una posizione sbagliata, il quadro si sbilancia in un'altra maniera, cioè mi dà altri risultati. Un altro tipo di composizione che Payne ha individuato è un tipo che si chiama AO, perché questa è specie nel paesaggio. Nel paesaggio, se io metto alberi qui e alberi qui, e qui ci metto un viale che se ne va, un viale che se ne va in questa direzione, qui ci mettiamo un altro albero. Scusate, faccio degli scarabocchi mentre parlo, quindi non sono così. E qui altri alberi ancora. L'unico posto dove c'ho una visione è questo qui, ed è in questa direzione che io individuo. Adesso la maggioranza delle persone questa cosa la fa perché in qualche maniera ci sono dei principi, è basato su elementi percettivi, no? L'occhio viene guidato, per esempio, se io faccio prendo in una scena, metto un personaggio che sta seduto per terra e che indica qualcosa, e magari lo guarda anche, scusate se scarabocchio, si vede che ho combinato o no? Spero di sì. Allora, la direzione dello sguardo della persona, ta, 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 se ne va di là. E guarda caso, se noi andiamo a guardare la vocazione di San Matteo di Caravaggio, non so se avete presente, ci sta Cristo che entra e indica. Scusate gli scarabocchi, eh. Matteo sta qui, si gira e lo guarda dalla porta. Cristo entra da una porta, ok? Dalla porta la luce va in faccia a Matteo e c'è quindi un racconto nel quale Cristo lo indica e Matteo dice chi io, ok? E stava gozzovigliando, giocando a carte, tanto che c'è uno qui di fianco che nell'ombra cerca di fregarsi i soldi dal tavolo, ok? Perché sfrutta questo momento di distrazione e cerca di rubarsi. Quindi la composizione è assolutamente fondamentale e va studiata, però è proprio semplificata in questa maniera. Cioè, quando Caravaggio ha pensato a questo quadro, ha pensato in termini di linee, c'ho un centro di attenzione qui, e un centro di attenzione qui. Come li collego? Li collego con un braccio steso e un indice, ta 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 ta, che colpisce. Allora, siccome Cristo, che blocca la scena peraltro, perché entra e chiude tutte le uscite possibili, quindi si pone nella posizione di chiusura della scena, indica in controdirezione, quindi io vedo Cristo che mi chiude, che però indica un altro personaggio in controdirezione, seduto a un tavolo, e poi c'è un contorno di personaggi secondari. Questa cosa qui è progettata in questi termini, in termini di astrattismo. Per cui poi
Quando guardate i quadri astratti di gente che lo ha fatto seriamente, perché c'è un sacco di gente, dice faccio un quadro astratto, prendo i colori, li butto, c'era una pubblicità che questo faceva l'artista, no? Questo belloccio che buttava secchi di colore sulle pareti, in quella maniera lui era artista. Quella non è una maniera seria di fare l'astrattismo. Ma quando un astrattista serio fa il suo lavoro sulla tela, dovreste stare a guardare che tipo di bilanciamento fra forme e colori mette in campo. Ok? Quindi io sono un pittore figurativo fondamentalmente. Peraltro, ieri stavamo parlando con Lorenzo, ed eravamo d'accordo su questo fatto, che ai tempi, cioè nel 500, nel 600, nel 700, nell'800, i pittori la pittura astratta già la facevano, solo che la nascondevano sotto le figure, cioè erano elementi che servivano per creare la dinamicità delle forme. E questo è quello che ci è capitato, no? Ce ne sono tantissimi. Ieri io parlavo della Pietà di Michelangelo, che se voi andate a guardare è costruita su la forma, fondamentalmente è costruita su un cono, e il racconto drammatico gira. È una spirale che si arrampica insomma, fino ad arrivare alla faccia della Madonna e con Cristo, eccetera, eccetera. Che è progettata, cioè Michelangelo l'ha scritta questa cosa, non è che ce la stiamo inventando noi, come quelli che vedono la sezione aurea in qualsiasi elemento.